centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto è noia. Donald Trump oggi inizia il suo mandato come 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. L'uomo con il mulino bianco in testa è diventato ufficialmente l'uomo più potente del mondo. Certo. Gli americani sono divisi, quelli che hanno votato sono contenti, molti VIP tipo De Niro, Michael Moore invece hanno organizzato manifestazioni di protesta contro il loro presidente. A me sinceramente non me ne frega un cazzo né di lui né di De Niro, però voglio sentire la vostra opinione in merito. Che presidente sarà Donald Trump? Siete fiduciosi oppure siete scoraggiati? Via. Cominciamo da Valerio, Verona. Valerio, buongiorno. Buongiorno. Sì, che cazzo si grida, scusi? Sì. Sì, buongiorno. Allora che? No, dimmi. No, scusi, un attimo, mettiamo un attimo l'accento sulla surrealtà di questa conversazione. Cercavo lei per sapere che ne pensa del primo giorno da presidente degli Stati Uniti di Donald Trump. Ammazzarli tutti, prima e ultimo. In che senso, scusi? Ammazzare chi? Cosa? Che cazzo hai messo in onda, Erode? Carla Bergamo. Non posso, che sono dove devo scendere, mi dispiace. Deve scendere da dove? Dove sta? Sul piedistallo? Cos'è? Le stanno scolpendo una statua? Certo. Sì, una statua equestre? Lei è sopra un cavallo e sotto come cicciolina, dica. Vabbè. Niente, dai, butta giù a scena regina della giungla, dai, cazzo di Amazon. Un altro. Giovanni dalla provincia di Caserta, che ne pensa di Donald Trump, Giovanni? Dica. Che ne penso? Sì. Non è piaciuto per lui. È contento per Trump? Sì. Questo troll anziano? Lei ha fiducia? Ha fiducia in Donald Trump? No. No? Che pensa che farà? Pensa che farà? Farà venire la guerra. Farà venire la guerra dove? Farà scoppiare la terza guerra mondiale. È una persona profondamente ottimista, quindi. Sì. Ma lei tanto... Sono ottimista, però non con Trump. Non con Trump? Pensa che sia una disgrazia proprio? Sì. Sì? Che c'ha che non va? Perché ho visto quello che ha fatto Obama e non... Non penso lo possa eguagliare. Quindi lei pensa che il mandato di Obama si sia concluso con un successo? Sì. Perché? Perché ha fatto moltissime cose positive. Tipo? Ne dica una. Tipo... Gli immigrati. Che ha fatto? Cioè, con gli immigrati, non conta gli immigrati per addormentarsi la sera. Non ho capito. No, dico conta gli immigrati per addormentarsi la sera come fossero pecore. Sì, bravo. Cosa? Bravo, un cazzo. Cosa sta dicendo? Cazzo ride, cosa ride? È per radio si dice queste parole. Io cazzo, per radio dico il cazzo che voglio. Per radio dico il cazzo che mi pare, il programma è mio, faccio quello che cazzo mi pare a me. Io lo sai che faccio con questa intervista? Dica. Mi sciacquo le palle. Allora senta, le faccio un'intervista alla menta, così dopo le bruciano anche le palle dopo che si faccia. Non mi rompe cazzo qua. Lei puzza nei coglioni, lo sa? No. Come ha detto, scusi. Parli italiano. Dai, butta giù a Pulcinella che mi ha rotto i coglioni. Lui e papà, vai. E meno un altro. Andiamo con Adele. Adele, dica. Io. Che non me ne importa niente. Di che cosa, scusi? Gliel'ha detto che non me ne importa niente. Sì, ma... per lui. Anche a me non me ne frega un santissimo cazzo. Però volevo sapere la sua opinione. Perché non le importa? Pensa che non sia decisivo per gli equilibri internazionali? A me, guardi, tanto è sempre uguale. Cosa? Non me ne importa proprio. Sì, lei se ne sbatte con lui. Lei è una menefreghista. Lei va a votare, ci va a votare lei? Certo che ci va a votare. Allora vede che le interessa il futuro di questo pianeta? Guardi, tanto non cambia niente. In che senso, buongiorno, scusi? In che senso? Buongiorno. Il cazzo è una giornata di merda, perché è il primo giorno da presidente di Trump, quindi è già una giornata di merda. Se lei dice buongiorno è già un ossimoro. Se può che una se ne sbatte le ovaie sul sale grosso. Dai, un altro. Remo, sentiamo. Sì. Ha capito la domanda? No. Donald Trump, sa chi è? Sì. Oggi si insedia come primo giorno da presidente. E a me che me ne frega? Si figura il cazzo che me ne fotta a me, però dico, lei che ne pensa? No, una domanda strana. Come strana? Non rispondo, non ho senso. Sì, ma no, non sono un pubblico ministero io. No, io non... Cosa? Non ho... Non ha niente lei? Ho le mie idee, ma... Sì, confuso. Le idee di un povero disgraziato... in questo mondaccio schifoso, ma non cambia niente. Sì, la mia idea non cambia niente. Mi scusi, la domanda è forse inopportuna, ma lei ha un fico d'India in bocca? Come? Dico, ha un fico d'India inserito nella cavità orale? Un ascesso, qualcosa che le impedisce di fonare correttamente i termini? Non ci siamo. Non ci siamo, infatti, è quello che stavo pensando pure io. Su questo siamo d'accordo, non ci siamo proprio. Ma Donald Trump, sa chi è? Donald Trump è là, fa il presidente. Là dove? Nella sua bella America. Bella poi, non lo so, perché io non l'ho mai vista. Sì, non ha visto manco due foto, un film, niente. No, non le rispondo. No, è un discorso che non mi interessa. Ma non è un processo, Pacciani! Non è un processo, Pacciani! Tu pensa all'omertà di questa gente. Pensa all'omertà di questo coglione con una babuccia in bocca che manco si sa esprimere. Allora, quando ti viene in mente di prendere per il culo l'americano? L'americano?
sì, Yankee che ha votato Donald Trump. E dici, chi cazzo ha potuto votare un coglione come quello? Fai un giro di telefonate come questo e la voglia di fare la domanda ti passa subito. Perché chi ha votato quel coglione, chi ha votato il coglione con il pagliaio in testa, è esattamente il genere di persone che partecipa a questa trasmissione con le sue telefonate di merda. Arrivederci. Bravo, ma onesto, bravo.